Buonasera a tutti, questa nuova puntata di Block Notes si apre con le immagini della mostra dedicata all'ultima edizione del WordPress Photo, uno dei concorsi fotografici più importanti a livello mondiale. Vediamo le immagini dell'allestimento accolto all'interno del Palazzo delle Esposizioni. Scatti affascinanti e al contempo difficili, effettuati nelle condizioni più estreme, ma resi possibili da un mix formidabile di talento ed esperienza. Anche quest'anno il Palazzo delle Esposizioni accoglie i lavori che hanno superato le selezioni legate al premio WordPress Photo, uno dei più importanti riconoscimenti nell'ambito del fotogiornalismo. A trionfare nella categoria Spot News, il venezuelano Ronaldo Schmidt, lesto ad immortalare un ragazzo in fuga avvolto dalle fiamme nel corso di una manifestazione organizzata a Caracas per protestare contro il presidente Nicolas Maduro. Nuova edizione del WordPress Photo, che cosa troviamo quest'anno? Su cosa ci si concentra maggiormente in termini di argomenti, di scenari, di location? Come tutti gli anni sono ben rappresentati gli avvenimenti che sono accaduti l'anno scorso, nel corso del 2017. Diverse categorie rappresentano anche diversi tipi di notizie, per cui ahimè non possono che mancare le fotografie relative ai conflitti, agli attentati terroristici, alle proteste violente contro presidenti che cercano di usurpare il potere, il sistema democratico, come nel caso della fotografia vincitrice della foto dell'anno, che rappresenta appunto uno dei momenti più drammatici di una protesta di studenti contro il presidente Maduro. Quest'anno devo dire che la giuria credo abbia privilegiato quei lavori dove tutti questi avvenimenti sono rappresentati sì correttamente dal punto di vista giornalistico, ma che sono anche rappresentati cercando di tenere a mente bene la dignità delle persone. C'è una delicatezza nel racconto anche degli eventi più drammatici e particolare. Vi invito a venire a vedere la mostra anche proprio per questo motivo. Belle soddisfazioni anche per cinque reporter nostrani. Se Francesco Pistilli si piazza sul punto più basso del podio in General News, Fausto Podavini agguanta il secondo posto nella sezione denominata Long Term Projects. Allora, questo è un lavoro iniziato 6 anni fa, nel 2011, si chiama Homo Change ed è un lavoro che documenta i cambiamenti ambientali e sociali nella Valle dell'Omo in Etiopia fino ad arrivare in Kenya sul lago Turkana. Cambiamenti ancora ovviamente in essere e conseguenti a grandi investimenti europei e cinesi su questa zona dell'Etiopia. Tutto nasce con la costruzione di una delle attuali più alte dighe di tutta l'Africa, la Gibe 3. E Homo Change è un lavoro che vuole far riflettere su quello che sono che opere di questa portata, i cambiamenti che opere di questa portata portano sia a livello ambientale che a livello sociale alle popolazioni che vivono lungo questo fiume. Su cosa ti sei soffermato maggiormente nel momento in cui eri lì a fare gli scatti? Diciamo che nei primi anni il lavoro si è centrato sul raccontare la vita di tutti i giorni di queste etnie e poi con l'andare avanti dei lavori,
della diga fino alla conclusione della stessa nel dicembre 2016. Sono andato poi a documentare i cambiamenti molto visibili a livello ambientale e più nascosti ma molto presenti degli impatti sociali delle persone, delle etnie. Non soltanto una galleria di immagini sensazionali, WordPress Photo è soprattutto un documento storico attraverso il quale è possibile rivivere momenti cruciali del nostro tempo. Ultimi giorni per visitare la mostra allestita all'interno del complesso monumentale del Vittoriano in cui viene celebrato il fotografo inglese Terry O'Neill. La mostra si intitola Icons, ecco le immagini. Scatti d'autore al Vittoriano, aperta al pubblico fino al 20 maggio, la mostra intitolata Icons, che racchiude parte dell'ingente materiale accumulato nel tempo da Terry O'Neill, fotografo britannico di razza. In circa 50 anni di carriera, il personaggio in questione è riuscito a ritrarre a più riprese autentiche star quali Frank Sinatra, Elvis Presley, Elton John, Bono Vox, Audrey Hepburn e Ava Gardner. Insomma, veri e propri giganti per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. O'Neill ha avuto modo di fotografare con costanza in situazioni differenti grazie ad un'importante complicità. Curata da Cristina Cariglio d'Arbornoz, l'esposizione inaugurata nel mese di marzo presenta anche una sezione specifica in cui l'assoluto protagonista è David Bowie, icona musicale non solo. Volti noti immortalati nella più pura naturalezza, all'interno dell'Ala Brasini il tocco inconfondibile di Terry O'Neill. Parliamo adesso di danza con la seconda edizione del progetto Focus che è stata presentata a Roma, città che farà da cornice alle tante produzioni realizzate nell'ambito dell'iniziativa che andrà avanti fino al mese di settembre. Ecco le immagini e le voci che abbiamo raccolto nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto. Un'iniziativa dedicata ai giovani coreografi del Mediterraneo e a quelli del Medio Oriente, in cui l'obiettivo principale è quello di favorire conoscenza e scambio di pratiche performative tra gli artisti stranieri e le realtà del territorio italiano legate al mondo della danza, viene illustrata a Roma la seconda edizione del Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers. Alcune tra le più significative strutture nostrane legate alla particolare disciplina accolgono fino al mese di settembre non solo performance, ma anche workshop nell'ambito di 14 rassegne. La seconda annualità di un progetto che abbiamo accompagnato in qualche modo, sia in modo diretto che indiretto. Direttamente perché i soggetti, gli organismi che compongono questa rete sono organismi finanziati, quasi tutti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo. Indirettamente perché appartiene, diciamo, ad una strategia più vasta, che è quella appunto di far parlare artisti di diverse culture, di diverse provenienze,
paese in quanto ambasciatori e vettori, diciamo, di un rinnovamento culturale, di scambi e di un arricchimento alla creatività di ciascuno. Spettacoli serali uniti a sessioni di lavoro, senza dimenticare le anteprime di determinate produzioni in short e long format. La proposta è stimolante perché ai giovani coreografi selezionati vengono offerte diverse residenze artistiche, senza dimenticare i vari approfondimenti tematici garantiti da incontri con colleghi e pubblico. Il programma di eventi collegati al Focus è piuttosto ricco e si sviluppa lungo tutto lo stivale. A Roma il curioso meccanismo di collaborazioni confluirà nel Festival Teatri di Vetro. L'appuntamento è fissato per il prossimo 27 settembre. Noi come Teatri di Vetro ospitiamo due di questi giovani coreografi con due lavori abbastanza emblematici, e poi per far ricadere anche sui giovani danzatori romani questa esperienza, abbiamo una collaborazione con l'Accademia Nazionale di Danza per due masterclass, in modo tale che non ci sia soltanto l'esperienza per il pubblico della visione degli spettacoli, ma soprattutto una connessione, un'eredità lasciata da questo attraversamento anche ai giovani danzatori romani. Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Pescara, Potenza e Catania, queste alcune delle tante località italiane pronte a sposare la causa. In replica fino al prossimo 27 maggio al Teatro degli Audaci lo spettacolo intitolato Rumors, con la regia affidata a Flavio De Paola, che è il direttore artistico della struttura, che con questa produzione chiude ufficialmente la stagione 2017-2018. Sentiamolo di nuovo, non rispondere! E allora perché mi hai detto di rispondere prima? Perché prima pensavo che la pallottola gli fosse entrata nella testa, non nell'orecchio! Gag esilaranti e ritmo travolgente, gli ingredienti ideali per chiudere in bellezza. Il Teatro degli Audaci propone nuovamente Rumors, commedia frutto della genialità di Neil Simon. Regia affidata al direttore artistico della struttura, Flavio De Paola, e repliche previste fino al 27 maggio. La Sala Capitolina sceglie l'irriverente commedia per far calare il sipario sull'ennesimo importante stagione. Ed Ezechiele, non c'è ghiaccio, solo acqua. Chris, mi stai facendo preoccupare, eh? Vedi come c'è da fumare? E a bere? Ken e Chris, interpretati rispettivamente dallo stesso De Paola e da Maria Cristina Gionta, entrano nella casa del vice sindaco, dove scoprono che è esploso un colpo di pistola. La vittima giace nel letto con un orecchio ferito, mentre non c'è traccia della moglie e della servitù. Da lì in avanti la coppia cercherà di nascondere l'accaduto a tutti gli invitati, trovandosi però in grande difficoltà davanti alla polizia. Parla piano! Come l'hai saputo? Al nostro circolo del tempio. Il nostro circolo? Che cos'è? Un tempio sacro, la gente chiacchiera là. Santo cielo, che manica di ipocriti! Stanno là a mangiare e bere, intanto distruggono la vita delle persone, pettegoli! Chi te l'ha detto? Uno show ben strutturato che continua a rimanere attuale in una società in cui il pettegolezzo è all'ordine del giorno, divertimento assicurato, prima di voltare pagine e presentare poi il programma degli spettacoli relativi all'annata 2018-2019. Forse è meglio che mi distendo nella camera degli ospiti! Giusto! Che cosa ha detto il dottore Chris? L'ha mandata da un altro dottore, dice che non si sentiva bene neppure lui. Vabbè. Passami il vino. Sì. Che c'è, tuo cugino? No, il vino! Andiamo, Ken, ti faccio scaldare di nuovo l'asciugamano. Non dire a tuo cugino di Charlie, almeno finché non sappiamo come sono andate le cose. E concludiamo con la musica. Lo scorso 6 aprile il cantautore Diego Nota ha pubblicato Esercizi per scomparire, il suo secondo album di inediti rilasciato dopo la conclusione del progetto musicale Ultimavera. L'artista è passato nei nostri studi per parlarci di queste canzoni che compongono questo nuovo disco. Con lui abbiamo anche discusso dell'aspetto live. L'artista, tra l'altro, sarà di scena qui a Roma la prossima settimana, esattamente venerdì 25 maggio al Contestaccio, per un nuovo concerto. Ecco l'intervista. Parte il ticchettio delle tastiere negli uffici della capitale, come siamo messi male. Dopo 5 anni di silenzio discografico sei finalmente in pista, questa volta torni con 6 canzoni originali e il titolo dell'album è molto curioso, vorrei parlarne con te, Esercizi per scomparire. Esercizi per scomparire è un titolo che nasce dal fatto che io sono sparito per 5 anni, perché il mio ultimo lavoro risale al 2013 e ho autoprodotto questo disco nel 2018, quindi è passato un bell'arco di tempo.
diciamo, ho chiamato il disco per questo motivo. E poi perché comunque ogni singola traccia è formata, diciamo, nella scrittura dei testi da personaggi che tendono a scomparire, si tolgono dalla vista, perdono la loro forza, la loro dignità, e specialmente non riescono a mantenere vivo il proprio protagonismo, quindi fondamentalmente possiamo definirli anche dei falliti, se vogliamo. Quando hai cominciato a lavorare su questi nuovi brani, una volta terminata la fase di promozione della precedente Anarchia Cordis? Subito dopo la lavorazione di Anarchia Cordis ho iniziato a lavorare sui pezzi di Esercizi per Scomparire, ed infatti è un disco che a mio avviso contiene diversi ascolti. Ho fatto diversi ascolti dal 2013 ad oggi, partendo dalla musica elettronica, oppure all'ascolto degli Wilco per esempio, o dei Broken Social Scene, anche molto cantautorato italiano come ad esempio Lucio Dalla, De André, vabbè, i classiconi, diciamo. E per arrivare anche al pop internazionale mi piace molto Lord, ma anche cose molto più commerciali, e quindi anche ascoltando il pop internazionale si possono capire cose abbastanza interessanti, anche se molti del settore indipendente mettono un po' da parte questo tipo di musica, però secondo me vale la pena ascoltarlo. Hai giocato molto con gli arrangiamenti, ti sei sbizzarrito e non poco, c'è un misto molto interessante di componenti acustiche insieme ad altre invece più elettroniche e sicuramente moderne. Sì, ero partito per fare un disco completamente elettronico, però ho mantenuto la matrice, diciamo, acustica, se si può dire così, perché mi apparteneva dai dischi precedenti, anche con l'esperienza con gli Ultima Vera. E comunque c'è un filo conduttore che lega Anarchia Cordis ad Esercizi per Scomparire e che legherà anche il prossimo disco, perché mi sto avvicinando un po' all'elettronica pura, credo che abbandonerò poi più in là magari anche la parte acustica, che oggi è abbastanza importante in Esercizi per Scomparire. Parliamo dell'aspetto live, perché dopo il showcase, il concerto di presentazione che hai fatto qui a Roma, una cosetta, torni di nuovo nella capitale a suonare il prossimo 25 maggio al Contestaccio, sempre con tutta la band al seguito. Che live dobbiamo aspettarci? Allora, sicuramente il live del 25 maggio sarà un po' diverso dalle tracce del disco. C'è comunque la componente elettronica, c'è, però c'è più rock, perché abbiamo una formazione con al basso Marco Vallecoccia, alla batteria Gianluigi Nocella e alla chitarra Maurizio Minnucci. Quindi è un live più suonato rispetto alle tracce del disco. E vi invito a venire il 25 maggio. Queste canzoni possono essere proposte secondo te anche in una versione, non dico acustica, però più scarna a livello di arrangiamenti, quindi magari con una formazione ridotta? Sì, è già capitato alcune volte che abbiamo fatto dei mini live in acustico in radio, e quindi alla fine la matrice della scrittura di queste canzoni parte a volte anche dalla chitarra acustica, quindi sì, sono anche adattabili in un duo acustico, con due chitarre acustiche, sì. E quindi si può rinunciare anche agli elementi elettronici volendo? Gli elementi elettronici in un duo acustico sicuramente sì, però come ti dicevo prima, in divenire c'è questa presenza elettronica che cresce sempre di più, quindi magari oggi ad Esercizi per Scomparire il duo acustico regge, domani magari divento uno dei Crafter, non lo so, magari. E per oggi è tutto, grazie per averci seguito anche stavolta. Block Notice torna la prossima settimana, stessa ora, stesso canale. Ovviamente seguiteci, mi raccomando, anche sui social network. Siamo su Facebook, siamo su Twitter e stiamo anche su Instagram. Grazie e alla prossima.